scusatemi. Oggi è il 30, oggi è il 30 dicembre, quindi è il penultimo giorno di questo schifoso anno. Niente, sono qui per mostrarvi i miei regali di Natale. Mi sto togliendo un orecchino perché un orecchino qua su fa parte dei regali di Natale. Forse non ce la faccio a toglierlo. Ecco, ho perso la farfallina. Classico. Ah, non l'ho trovata. Scusatemi. Ok. E niente, io direi di iniziare subito. Allora, vi faccio vedere il regalo della mia migliore amica. L'ha preso in una bigiotteria, diciamo, molto carina, che c'è qui da noi, ed è questo braccialettino qua, in argento, acciaio, non lo so, no, acciaio sicuramente, o comunque ferro. Sì, come potete vedere è bello, bello brillante, bello luminoso. È fatto in questo modo, quindi ha la chiusura fatta così, si apre in questo modo, ha i due ha questa parte qua che somiglia tantissimo a un braccialettino Tiffany, perché anche la Tiffany l'aveva proposto, fatto comunque in questo modo, ed è stracarino, mi piace abbastanza. E quindi ringrazio la Gaia per questo pensierino. Sempre lei mi ha dato un profumino che le ha regalato il suo moroso, che lei non usa. Ed è un profumino da borsetta di Sephora al cioccolato. E sono 7 ml, fatto in questo modo. Appunto, lei odia i profumi nauseanti, troppo dolci. Quindi sa che io invece li amo. E quindi mi ha regalato questi due, diciamo. Poi un'altra mia amica mi ha regalato due profumi. Si vede che io sono patita di profumi. E adesso vi faccio vedere. Tiro fuori le varie borsine. Ecco qua, due profumi di Zara. Ragazzi, io non li avevo mai valutati, i profumi di Zara, ma valutateli perché ne vale davvero la pena. Sono eccezionali, mi piacciono tantissimo. E sono Femme e Red Vanilla. E sono due da 100 ml. E sinceramente conviene molto di più. Li trovate in questa... in questa scatola qua, e sono questi due qua appunto, e sinceramente conviene di più prenderli così, perché li pagate 15 euro e un singolo magari costa anche 12 euro, quindi vi conviene molto di più. Questo qua è Femme, questo qua ragazzi andatelo ad annusare perché è palese il dupe di Hypnotic Poison, uguale, identico, spiaccicato, cioè è lui, è uguale. E questo è Red Vanilla, e questo qua mi piace molto di più di Hypnotic Poison. Già la confezione c'è tutto dire, dal nero che scende al rosso, cioè ragazzi questo qua mi piace tantissimo. No, vabbè, mi piace un sacco e la ringrazio tantissimo, perché diciamo che gli ho detto io di regalarmi questi. Io l'ho preso una maglia che lei voleva e appunto niente, e sono stracontenta perché mi piacciono tantissimo. Io amo i profumi, volevo ampliare la mia collezione, quindi Poi passo il regalo di mia zia. Mia zia mi ha regalato dei soldi, mia zia e mio zio mi hanno regalato dei soldi, e in più mi ha regalato questo che è tipo stracarino, ed è un bagno doccia, bagno e doccia schiuma al è stato fatto in Italia, sono 400 ml al, non è neanche al pan di zenzero, perché oddio io non so com'è il pan di zenzero, però mi ricorda, è molto dolce, molto doccioso, è quasi stucchevole, se lo dico io che mi piacciono i profumi dolci, però è tipo, a parte che la confezione è bellissima, una volta finito lo tengo assolutamente, cioè è troppo bello. È della Rudy Profumi SRL. Boh, non so che gusto sia perché non c'è scritto, però mi piace tantissimo. Adesso non devo ancora provarlo in realtà, però l'odore mi piace un sacco, mi ricorda una caramella, però non mi viene in mente quale. Qua c'è qualcosa di interessante. Ah, poi mi ha regalato una cover per il mio telefono, scusatemi, ed è fatta in questo modo. Qua c'è solo una parte ed è tipo un po' militareggiante, molto molto carino.
Poi un mio amico. Ah, ecco cosa c'era. Allora, l'ho tirato fuori. Dov'è? Io perdo le cose così come se non ci fosse un domani. Ecco, un mio amico mi ha regalato un paio di orecchini artigianali. Ecco, io me ne ero già messo su uno. E sono qua, c'è una luna, molto carina anche la luna, però io avevo già messo su la stellina. E questa qui è la stella. Sono artigianali fatti a mano e ora me la rimetto anche su. La batteria mi sta abbandonando, fantastico. Ok. Li trovo molto 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 carini, molto graziosi. La ragazza che lavora nel nostro bar, che ha fatto un pensierino sia a me che a mia mamma, e a me ha preso due cosine da Tally Whale, e sono uno questo set di orecchini che è tipo strabello. Con tutti questi orecchini ci sono le perle, i brillantini, le perle dorate, le perle, i brillantini e le perle sia bianche classiche che dorate più grandi, le rose bianche, le rose nere e le rose dorate. Sono davvero, davvero stra carini. Molto, molto carini. E in più mi ha regalato un orecchino che però io non utilizzerò mai, perché è uno di quelli fatti in questo modo, ma per il semplice motivo che questo qua non ha il buco, io invece ce l'ho già, vedete appunto, però il mio ha il buco, io ho il buco in alto, quindi questo qua per me non va bene, però vabbè. L'altro giorno sono andata a Milano e con dei soldi che mi hanno regalato mi sono acquistata una maglia a 10 euro, è diventato tutto scuro, e da Pull&Bear, ed è questa, mi piace un sacco. È fatta in questo modo, allora ve la avvicino, ecco questo è il colore, ha tutte queste fantasie tipo bandana. Ecco, quello lì da più vicino era il colore ovviamente, questo qui, questo borgogna qui, più lontano. Però è a maniche corte e la trovo molto 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 carina. Quindi questo è il mio autoregalo e volevo anche autoregalarmi un ciondolo da Pandora da aggiungere appunto al mio, che era un open work apri il tuo cuore, e poi voglio prendermi anche la mano di Fatima, però quello è un altro discorso. Però non ce l'avevano, quindi lo andrò a acquistare più avanti. E la mia insegnante di Zumba, dato che l'aiuto, mi ha fatto un pensierino e mi ha fatto piacere un sacco, un po' perché non me l'aspettavo e un po' perché io gli avevo parlato di quando mi piacessero i prodotti biologici. E lei mi ha preso ai mercatini di Bolzano un solido olio, l'olio solido naturale Alte Verde, che è un nutrimento per la tua pelle. E ci ha messo dentro anche un braccialettino di Zumba, ed è appunto questo, un olio solido idratante per il corpo, della Cosmetica Naturale Creativa, staibenecosmetica.com, è il sito www.staibenecosmetica.com. Mi piace un sacco l'odore e ci sono dentro solo oli o burri. E c'è dentro, sono 100 ml, l'olio di argan, di cocco e di karité. E mi piace un sacco, mi piace un casino, poi non me l'aspettavo, quindi cioè, ci sono rimasta un sacco bene. E la ringrazio ancora tantissimo perché non doveva. E niente, mi ha fatto un sacco piacere, quindi grazie mille. E poi, ah no, non vi ho fatto vedere il braccialettino che mi hanno regalato i miei, ve lo vado a prendere subito, che anche quello mi piace un sacco. Ed è, scusatemi, un semplice braccialettino in argento, però strabello, con la M del mio nome, appunto, di Martina, però con tutti i glitterini. Ed è bellissimo, mi piace un sacco, soprattutto il rumore. Trovo davvero che sia adorabile, cioè mi piace un sacco, quindi niente. Questi dovrebbero essere tutti i miei regali, nel caso mi fossi dimenticata di qualcuno, ma non penso proprio, scusatemi. E niente, fatemi sapere voi cosa vi hanno regalato e noi ci vediamo nel 2015. Ciao pasticce!